La pace e la grazia di Dio e di Gesù sia con tutti noi. Prima di andare a letto vi volevo salutare con un piccolo saluto fraterno, dandovi la santa buonanotte. Poco fa ho scritto anzi questo piccolo messaggio, buonanotte a tutti, fra poco ci accingeremo a letto. Non ci dimentichiamo di pregare per tutti. Amen. Il messaggio è: domenica terminata, l'ultimo spenga le luci. E poi questa persona ti augura una buona domenica ancora fino alla fine, che trascorrerà fino alla mezzanotte. Chi ci resiste, ti auguro fino alla fine una buona nottata. Che domani deve andare a lavorare come me, purtroppo deve andare a letto presto per ricaricare di energie per domani. Il lavoro è duro e dobbiamo rendere anche gloria a Dio, a Gesù e anche ai proprietari. Chi non lavora faccia quello che desidera il suo cuore, ma vi ricordo di pregare sempre per i bisognosi di questo mondo, per l'avanzamento del Vangelo della grazia di Dio in Cristo Gesù. E ricordo che oggi ho fatto un video in diretta, che il Signore mi ha fatto dire, penso che sia una cosa che possa interessarvi. Troverete nel mio profilo il video e anche nell'altro mio profilo troverete questo messaggio di video che parla della buona e santa domenica con la parola di Dio in Efesini 2. La salvezza per grazia. Bene, per completare il video, che non voglio farlo lungo perché non voglio disturbare tanto, faccio una piccola preghiera. Che il Signore ci benedica e ci mantenga sempre nella gioia, nella felicità in Cristo Gesù. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che stai facendo nella nostra vita. Signore, ancora benedici ancora tutti noi qui presenti e anche quelli assenti che sono lontani o vicini. Signore, ti prego per loro che possano trovare una giusta via, un giusto equilibrio e la giusta direzione per venire a te attraverso il tuo figlio Gesù Cristo. Signore, ancora benedici tutti gli ammalati, i carcerati, i bisognosi, ancora il terzo mondo, ancora i popoli sottosviluppati, le vedove, gli ammalati in tutti i centri, negli ospedali, nelle cliniche e ovunque nel mondo ci sia un ammalato. Ti prego, Padre, stendi la tua mano e ricoprili uno per uno, Signore, che possano avere una pronta guarigione tutti quanti. Ti ringrazio, Padre, ancora per questa sera. E per questa notte, Signore, che possa veramente la tua mano proteggere tutti e ognuno di noi. Ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù, il tuo figliolo benedetto in eterno. Amen. Bene, miei cari, vi abbraccio come se fossimo tutti di presenza, tutti insieme, e un grande bacio a tutti voi. Da fratello Angelo Piccone, Dio ci benedica. Amen.